Nina! Il latte! Portato il latte! Giulio, parla piano! Portato il latte, che ne so? E dormono su! Vabbè, se dormono, pazienza, ma do il latte, dì! Buongiorno, signora. Buongiorno. I bambini? Cora li stava vestendo. Mamma! Ciao! Buongiorno, come stai? Bene. Mamma, mamma! Ciao! Ti sei lavato i denti? Sì. Sì? Li hai lavati veramente? Mm-hmm. Buongiorno. Mamma, mamma, per quanto facciamo il bagno? Il bagno? Sì, sì, prima perfetto. Tra due ore? Mamma, dai, vuoi il calzone a Luna? No, l'angelo! No, un attimo, faccio quello che posso, eh? Telefono. Ciao, come stai? Come sto? Se mi dici che sei ancora a Londra e che non torni stasera, sto male. Sai, queste persone sono difficili da convincere. Sono due che stanno lì a esaminare la nostra proposta e la mia richiesta di finanziamento. Vedrai, ce la farai. Speriamo. Mi manchi. Senti, quando torni? Torni stasera o domani? Domani non so se ce la faccio. Ma lo sai che domani è una giornata speciale? Ti ricordi perché domani è una giornata speciale? Che cos'è domani? Mica è il nostro anniversario? È il compleanno di Francesco. Ah, Dio, è vero. Te ne sei dimenticato? Sì, l'ho dimenticato, sono un padre snaturato. No, non sei un padre snaturato, però sei molto distratto. Senti, vuoi che ti chiamo i bambini? Te li passo? No, non posso. Il presidente mi sta guardando, devo andare. Abbracciali tu da parte mia. Ti chiamo stasera, ciao. Mamma! Mamma! Era papà! Sta arrivando! Non viene più oggi. Ma domani per il mio compleanno c'è, vero? Vedrai che farà l'impossibile per esserci. Papà è a Londra per lavoro. Ma vedrai che verrà. Adesso vatti ad asciugare e vestiti. Pronto? Buonasera, sono Elisa Quaratesi. Potrei parlare con il dottor Ansoldi? Sì.
Ciao, Federico, scusami. Come sto? No, no, nessun miglioramento, no, anzi. No, le pasticche le prendo, sì, certo. Senti, volevo sapere i risultati delle analisi, quando ce le abbiamo? Beh, lo so, sì, laboratorio. Tra qualche giorno, sì. No, perché io, non so, in certi momenti mi sento proprio... Sarò io, sì, non... Forse, sì, certo. Io le pasticche le continuo a prendere regolarmente, sì. Va bene. Allora mi fai sapere tu. Sì, ciao. Buongiorno. Ah, ciao mamma. Buon compleanno. Ma ero già andata a quest'ora? No, quasi. Tra 5-10 minuti. Sta aspettando papà? Perché non viene? Problemi di lavoro. Però ti ha preparato un regalo bellissimo. Un regalo di papà? Sì. Ma dai, me lo dici che cos'è? No, non posso dirlo. Dai. Non troppo così. Dai, mamma, che cos'è? No, non troppo così. Dai. Eccolo lì, il tuo regalo. Allora, ti piace? Ma... è mio? È proprio mio? Allora, giovanotto, ti calma, eh? È bellissimo. Francesco, mi ci porti sul cavallino? Aspetta, Mino, fammici fare amicizia. E poi ti prometto che ti prometto un accidente. Guai a te se tu t'azzardi a portarmi a cavallo. Lui è piccino e in groppa la bestia un ci monta. È chiaro? Ma perché no? Perché no? Senti, ti ci porto di nascosto. Ti prometto che ti ci porto. Ma adesso però fammelo riportare nella scuderia, che tra un po' arrivano gli altri e vogliono montarci anche loro. Ma dopo mi ci parti, me lo prometti? Promesso. Ciao! Ciao! Oh! Ciao Elisa! Ciao! Ciao Giovanna! Ma Francesco dov'è? Francesco? Sì? Vieni a salutare! Ciao, ora Francesco. Vi raggiungo, auguri! Filippo! Ciao. Ciao, Paola. Ciao. Numeri 6. Dai, 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 dai. Buongiorno. Buongiorno. Stai? Bene. Hai visto che mi sono vestito come voi? Eh? Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ciao. Grazie. Tanti auguri. È bellissimo. Questo è un regalo che ho fabbricato io con le mie mani, sai? Costruito pezzo per pezzo. E tutto a me? E a te. E a te quando c'è il tuo compleanno te ne regalo uno uguale. Rosso però.
Ma vola per davvero? Ma certo che vola, è anche radiocomandato. Ciao, ciao. Bene. Ma che bello questo regalo, eh? E Giovanna l'hai portata? Giovanna si sposa. Ah. Con un altro, naturalmente. Mi dispiace. Ma no, anzi, per consolarmi mi sono regalato questa macchinina nuova. Bella, è bellissima. Non crescerai mai, E chi è che voglia di crescere? Io sono come Peter Pan. Davvero, zio? Come Peter Pan? Ma certo. Zio, ce la racconti ancora la favola di Peter Pan? Dopo ve la racconto. Intanto andate sul prato. Io vi raggiungo e vi insegno come funziona. Va bene. Mio fratello dov'è? È a Londra, indaffarato con le banche. A lui piace lavorare. Io invece sono d'accordo con Pavese. Lavorare stanca. Ah, sì? Sei andata a scuola, hai fatto il tuo dovere, sei stato promosso e giustamente ti stai godendo le vacanze. La mia scuola invece ancora non è finita, io non sono ancora stato promosso, anzi proprio in questo momento sono sotto esame. E sai, ho a che fare con dei maestri molto severi. Ti ricordi quel maestro che avevi, quel supplente, un po' cattivello? E come se me lo ricordo. Ecco, fai conto che è per colpa di uno così che non sono riuscita ad arrivare in tempo. Non ti preoccupare, papà, non fa niente. No, no, ma aspetta, perché quello che volevo dirti è che domani, quando torno, ci facciamo una bella festa privata io e te, d'accordo? Sì, papà, grazie del bellissimo regalo, eh. Ah, come dice, amore? Dicevo del regalo. Ah, sì, il regalo. Certo che ti porto il regalo, dimmi solo che regalo vuoi. Quello che vuoi tu, fammi una sorpresa. Va bene, d'accordo, allora ti farò una sorpresa. Senti, Mino è lì? Ciao, sì, ecco, te lo passo subito, sta qua vicino. Va bene, ciao papà, ciao. Papà, papà, porta anche a me il regalo. Voglio anche io la sorpresa. Voglio il trenino elettrico. Oh. Quello con la locomotiva, hai capito? Mamma, che cos'hai? È tutta colpa mia. Papà, ti ho fatto stancare, vero? Ma no, tesoro, non è niente. No. Ho soltanto un po' di mal di testa, davvero. Signora, ma che c'è? Si sente male? Ma no, Lina, niente. Vado soltanto a sdraiarmi un po'. Cora, ci pensi tu ai bambini? Ma certo, vada, vada a riposarsi. Ma lasciamola sola. Che se ci sente ancora poi se la prende con me. La senti come ronfa? Ha preso la tisana per dormire, senti. Cosa c'è? Cosa vuoi? Voglio che mi porti con te sul cavallino. Ma sei matto? Quest'ora di notte? Io non sono matto, io sono furbo. Se non lo facciamo di notte, Cora non ce lo permetterà mai di farlo di giorno. Mino, ragiona, per favore. L'hai promesso, è una promessa, una promessa. Ho deciso di battezzarlo con il nome di Peter Pan. Ma Peter Pan è un nome da bambino. Appunto, infatti Peter Pan non aveva voglia di crescere. Oh, solo un giretto fino alla grande quercia, Perché? Dobbiamo tornare prima che Cora si accorga che siamo usciti. Ma ha preso la tisana per dormire, hai visto? Se la mamma viene a sapere che Cora, invece di badare a noi, prende la tisana per dormire, la licenzia sicuramente. Ah, sì? Allora diciamoglielo. Facciamolo andare via. No, no, che poi al posto suo ne viene una peggio. Peggio di Cora? Molto peggio. Speriamo che non si metta a piovere, che se poi ti bagni ce la prendono con me. Ma no, estate, non piove. Guarda, Peter Pan, aiuto!
Che botta. Ma dov'è Peter Pan? Dove si è cacciato? Mino, ti sei fatto male? Beh, stavo meglio prima. Ecco, ci mancava solo la pioggia. Meno male che non pioveva, eh. Andiamo, dai, sbrigati, corri. Sta attento a dove metti i piedi. Sto attento. Dammi la mano. Aspetta. Dammi la mano. Mino, attento. Oh, oh, oh. Mino, andiamo là sotto. Ti prego, Gesù, falla smettere. Gesù, falla smettere. Francesco? Mino! Cora, dove sono i bambini? Signora, non lo so, erano qui che dormivano. Adesso siamo proprio fregati. Mi sa di sì. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Come sta? Come sta? Come vuoi, figlia? Purtroppo è una brutta frattura. Il garretto è spezzato in più punti. L'unica cosa da fare per evitare a questa bestia inutili sofferenze è abbatterla. No, mamma, non voglio, ti prego. Non farlo morire, ti prego. Non si può fare niente, Francesco. Anche se gli mobilizzassimo la gamba. Oh, non sono mia cristiana e figli così, sta calmo, sta bonino, che se no gli è peggio. Tu vedrai, comincerà a scalciare, a scalpitare e così sentirà ancora più male, sai? No, per favore, ci penso io a lui. Lo curerò io, glielo dico io di stare fermo. Io l'ho ridotto così e ora tocca a me aiutarlo. E poi non mi importa niente se rimane zoppo e non può più correre. Piano piano. Non è semplice, Bisogna bloccare l'articolazione, fare in modo che non possa piegare il garretto, proteggerlo con un tutore. Faccia il possibile. Ci proverò. Perdonami, Peter Pan. Perdonami. Non ho fame. Non è non mangiando che Peter Pan guarisce, È arrivato papà. Oh, eccolo. Ciao. E tu? Non vieni a salutare tuo padre? Ma sei invecchiato. Sei decisamente invecchiato, si vede che è un anno di più. Tutto bene? Insomma. Ti ho portato qualcosa che ti piacerà, vedrai. E Mino? E Mino ha letto un po' di febbre. Di nuovo? Ma quel bambino mi preoccupa, è troppo delicato, troppo. Ma no, non ha niente di grave, è solo un po' di raffreddore, mal di gola. Ma ce l'ha la febbre? Ma sì, ma solo qualche linea. Sono contenta che sei tornato. Quando gliel'hai misurata? Stamattina. Ti fa male la gola? Ma hai chiamato Ansoldi? Non è necessario. Oh, adesso papà manda via questa brutta tosse, Me l'hai portato il trenino. Il trenino? Ma io ti ho comprato il più bel trenino del mondo. Con i viaggiatori? Ma tantissimi viaggiatori, tantissimi. Senti, mettilo a letto adesso, su. Sì. È che mi è mancato. Mi è mancato tantissimo. C'è pure il capostazione con la paletta. Ah, signor, sì, il capostazione con la paletta. Abbiamo 12 metri di binario, che significa che puoi andare con il trenino fino in camera di mamma. Adesso però fai il bravo e fai tutto quello che dice Cora. Eh sì, infatti,
Fanno sempre tutto quello che dico io, questi due angioletti. Torno a trovarti dopo. Vieni, Francesco. Sì, papà. Grazie. È bellissima. Eppure questo regalo tu proprio non te lo meriteresti. Certe volte ti comporti come un irresponsabile. Lo sai che tuo fratello è più piccolo di te, no? Beh, mi dispiace molto. Tu sei più grande. Dovresti stare attento, non dovresti esporlo ai pericoli. Per fortuna non sta tanto male. È quasi guarito. Per fortuna, sì. Ma non si può sempre contare sulla fortuna, dovresti saperlo. Prometti che starai più attento? Ma è carica. Mi stai a sentire, Francesco? Sì, papà, te lo prometto. Sì, fino alla prossima volta. Vai a giocare fuori con la tua cinepresa, vai. Francesco, ma basta con quella cosa, dai, smettila. Vieni, smettila un attimo, dai, vieni a sederti qua, 5 minuti, eh? Lo levi? Oh, Dio mio, ma è una mania la tua, che ti è successo? Lo vuoi un pochino di dolce? No, grazie. Perché? Non ho fame, grazie. Ma perché non riprendi qualcun altro? Non mi interessano le altre persone. Devo ammettere che tuo padre ti ha fatto un regalo bellissimo. Ma tu mi hai detto una bugia. Mi hai detto che Peter Pan era un regalo di papà. Invece si era dimenticato del mio compleanno. No, non si era dimenticato, Francesco, assolutamente. Si era dimenticato che un mese fa io e lui avevamo deciso insieme di regalarti un pony. Papà è pieno di lavoro, è molto preso. Ma vi vuole un bene enorme, a te e a Mino. Lo sai, no? Ma ne vuole un pochino di più a Mino. Scusa, non volevo dire questo. Io non sono geloso. E poi è giusto che sia così. Mino è così piccolo. Così carino. Oh, povero. Oh, oddio, mamma. Scusa. Che cos'hai? Oh. Mamma. Niente. Devo essermi stancata un pochino oggi. Vado a stendermi un attimo, eh? Ah, senti, Francesco, non dire niente a papà però, eh? Non servirebbe niente, soltanto a preoccuparlo. Promesso? Promesso. Thank you.
Francesco! Francesco! Senti che bella! Senti che bella canzone che mi ha insegnato Cora! No, piano, eh! No, piano, che la mamma si sta riposando! Arrivano i nostri! No, arrivano i nostri! A cavallo di un cavallo! La mamma si sta arrivano riposando! Arrivano i nostri con il volume. Testo generale! Mino! Il nobile pancio! Abbassa il volume, piano! Prendo lo slancio! Mino, che ne dici di fare un bel gioco, eh? Che tu sei prigioniero degli indiani! Io vengo a salvarti, eh? Sì, come anche lui lo... Ma dopo mi vieni a salvare? Sì, sì. Bravissimo. Adesso vado dalla mamma. Vado a vedere come sta. E poi vengo a salvarti, ok? Francesco! 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 Papà! 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 Mino! Papà! Ma che... Mino! Ma che è successo? Sì, ma chi ti ha combinato così? Ero legato e non mi veniva mai a salvare. Così mi sono fatto la pipì addosso. Francesco, ma sei pazzo? Ma ti sembrano questi i giochi da fare con un bambino più piccolo? Lui strillava. Avrebbe svegliato la mamma che sta... si sta riposando di sopra. Ha detto che la mamma sta male. La mamma sta male? No, no, si sta riposando di sopra. L'hai detto tu, bugiardo. Hai detto che la mamma sta male. Cora dov'è? Cora ha da fare un po' in cucina. Prende il bambino, lo porti dentro. Sì, dottore. Francesco, tu mi stai nascondendo qualcosa? Qualcosa che riguarda la mamma? Lei non vuole che io mi preoccupi, vero? Ma se la mamma sta male, io lo devo sapere. Mi ha detto che era soltanto un piccolo mal di testa. Poi l'ho visto che si aggrappava alla ringhiera delle scale. E ho visto anche che prendeva le pillole, quelle dentro il comodino. Ti prego, papà, falla star bene. Amore? Amore? Come stai? Bene, perché? Perché non stai bene. Elisa, non mi dire bugie. Ma chi è stato Francesco? Gli avevo detto di non dirti niente per non farti preoccupare. Vabbè, che cosa è stato? Ma niente, ho avuto un capogiro, mi sono stancata. E queste che cosa sono? Queste sono pasticche per il mal di testa. E chi te l'ha prescritta? Il dottor Ansoldi. Allora, la smetti di preoccuparti o no? Eh? Oh, sono solo un po' stancata. E tu sicuro? Sicurissimo. Torno. Ma come sono carini i miei nipoti con queste giacchette che ho portato da Londra. Infatti sembriamo due carcerati. Ciao Elisa. Come stai, Federica? Buongiorno. Bene, grazie. Buongiorno. E a me cosa hai portato? Volevo regalarti un libro, ma poi mi sono ricordata che tu sei rimasto a Biancaneve e Sette Nani. È vero, ma devo ancora finire di leggere. I bambini? Eccoli là. Certo, Biancaneve e Sette Nani è una lettura troppo impegnativa per te. Ma la volete smettere voi due? Vi siete appena rivisti e già ricominciate a beccarvi. No, io non l'ho mai beccata, è una vita che ci provo, ma lei non cede. Non cedi? Faccio una fatica a resisterti. Me ne rendo conto.
sono stufa di girare il mondo. Sì, ma è vero che hai comprato una macchina nuova? Chi te l'ha detto? Mamma, io sai che lo zio è matto? Mi sono appena comprato la Powersport. Ho visto una Bugatti e mi sono innamorato. Un'altra? Sì, un'altra, ma... per mantenermi la passione delle auto, le compro e poi le rivendo. Auto d'epoca, fuori serie, non roba da amatore. Questo pane, mettilo. Mi piace, mi piace. È poi la sola cosa di cui mi intendo. E ti rende? Insomma. Ma dopo tutto il denaro non fa la felicità? Soprattutto se non c'è. No, no, il denaro c'è, c'è. Quante volte ti ho chiesto di venirmi ad aiutare in azienda? Basta. Ma a lui piacciono le automobili, vuole fare la mille miglia. Ma io e te siamo divisi così bene i compiti. Tu fai il vino e io lo bevo. Anche io da grande non voglio fare il vino, voglio fare la mille miglia. Ma se volevi fare il ferroviere? Faccio il ferroviere e la mille miglia. E tu, Francesco, da grande che cosa vuoi fare? Il bambino. Posso? Vieni, vieni. Siediti. Così parliamo un po'. E di cosa vuoi parlare? Beh, da quando sei tornata passi più tempo qui che a casa tua. Beh, se ti infastidisce? No, assolutamente no. Perché non capisco il perché. Perché qui ritrovo l'atmosfera di casa. È la cosa di cui sento di più la nostalgia. E poi non ho niente da fare tutto il giorno. Lascia che ti dia una mano. È stato Edoardo a dirti di venire qui ad aiutarmi, vero? Sì. Piano! Piano, Peter Pan! Viene qui tutti i santi giorni. Come va? Edoardo? Si è visto? Edoardo è tornato ieri sera alle 2. Stamattina alle 7 era già fuori. Anche tu sei scesa presto stamane? Sì. Sento meglio. Senti, Laura, per favore, non esagerare con la tua protezione. Che vuoi dire? Signora? Sì. Signora, c'è il dottor Anzoldi al telefono. Non mi passi nessuna telefonata, Lucia. Sì, dottore. Grazie. Allora? Non si tratta di anemia, Elisa, ma di leucemia. Leucemia. Quasi certamente leucemia mieloide. È difficile dire se è acuta o cronica. Si può fare qualcosa?
quanto mi resta? Sai, cronica può durare anni. 3 anni, forse 4. Forse... Sei acuta? Non lo so, Elisa. Non lo so. Se... Ti prego, non dire niente, Edoardo. Non si può. Tuo marito ha il diritto di sapere. Certo, lo so. Preferisco io decidere il modo e il momento. D'accordo. Con due buchi? No, con una B. Con un buco? Con un buco? Si mi fa. Ecco, la mia firma, la mia rispettabile firma, la signora è servita. Grazie assai, grazie. Grazie. Eccolo qui. Grazie a lei. In questa casa non si rispettano gli orari. Passi mio cognato, lui lavora, fa sempre tardi. Ma Elisa che mi combina? La mamma quando arriva? Per piacere, Mino, finisci di mangiare. Dopo, grazie. Piuttosto, tuo fratello dov'è finito? Vuole che vada a cercarlo? Neanche per sogno. Voglio proprio vedere a che ora si degnerà di venire a tavola il signorino. Tu pensa a fare il tuo lavoro. Sì, grazie. Signora. Francesco! Francesco, ma che ci fai lassù? E bada che se cadi ti rompi pure l'osso del collo. Scendi. Ti aiuto io, scendi. No, da qui lo vedo meglio se arriva la mamma. Francesco, ma sono quasi 9. Vieni a tavola. E tua zia vedessi che faccia che c'ha. E chi se ne frega? Ma bravo, bravo, mi compiaccio. Molto educato. Lo faccio scendere subito, signorina. Tu fila a casa, cammina. Senti, signorino, sia ben chiara una cosa. Tua madre è liberissima di educarti come le pare. Ma a me devi portare rispetto. Chiaro? Sì, sì, chiarissimo. Vuoi star lì? Per me ci puoi rimanere anche tutta la notte. No, zia, per favore, la scala! Per favore, zia, torna indietro! Arrangiati!
Fermati! Se rimetti la scala, come faccio a scendere? Oddio, zia! Come fa? Mamma! Sono qui, mamma! Ti prego, vienimi a prendere, corri! Mamma, corri, vieni! Francesco, ma che è successo? La scala! Ma cosa fai lassù? Te la rimetto la scala, ecco! Elisa, come mai così tardi? Cominciavo a preoccuparmi. Che ha detto Ansonia? Vieni, devo parlare. Venga, vero? Sì, ma... Guarda che stavo venendo giù per farlo scendere. È solo che mi ha dato una risposta. Lascia così. Stare. Vuoi sapere che cosa mi ha detto il dottor Ansoldi? Ha detto che ho la leucemia. Elisa. No, no, ti prego. Nessuna scenata pietosa. Lo so che ti dispiace. Possiamo farci niente, no? Io a Londra ho sentito che fanno dei trapianti e ora si fanno miracoli. Sì, sì, ma i miracoli li fa solo Dio, se crede. Stammi a sentire. Io non lo so quanto tempo mi rimane, forse qualche anno, qualche mese, non lo so. Però vorrei trascorrere questo periodo in serenità. Quindi, Laura, per favore, tornatene a casa tua, perché io non ho bisogno del tuo aiuto. Ma ne hai bisogno più che mai, invece. No, invece no. Io amo mio marito e i miei figli. E anzi, adesso che so che potrò passare poco tempo con loro, li amo ancora di più. E non ho nessuna intenzione di dividerli con qualcun altro. Tantomeno con te. Ma perché mi dici così? Edoardo negli affari è straordinario, ma con le donne è di un candore disarmante. Lui non si è mai accorto di niente, ma io l'ho sempre saputo. Ma cosa dici? Saputo cosa? Che sei sempre stata innamorata di lui, fin da quando eri piccola. E che non hai mai perso la speranza di portarmelo via. Ma lui è sempre stato innamorato solo di me. Se mai ho avuto una rivale, questa è stata l'azienda, che ha portato via parte del suo tempo e del suo cuore. Ma adesso che ti confesso che ho riflettuto molto su un'idea. Ho vagato per ore prima di tornare a casa e senza pensare ad altro. Che idea? Che tu un giorno possa prendere il mio posto, accanto a Edoardo. Dopotutto questa sarebbe la soluzione migliore a tutti i problemi che la mia assenza vorrebbe creare. Però devi avere un po' di pazienza. E poi tutto questo potrà essere tuo, la mia casa, i miei figli, mio marito. Ma dipende solo da te. E soprattutto dal comportamento che avrai con i miei bambini. Francesco! Francesco! Cosa hai visto Francesco? No, signora! Io non posso uscire, è andato fuori! Nina! Nina! Laura! Elisa, che succede? Francesco è scappato. Ha rotto il salvadanaio. Elisa!
Non sono sicura. Elisa! Elisa! Venga, signora, si appoggia. Piano. Ha perso fate troppo piano. Sangue, svegli. Vada, vada. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Mettiamola sul lettino. Sì, sì, ora si mette. Piano. Dobbiamo fare subito una trasfusione. È già tutto pronto, dottore. Federico, hai chiamato Edoardo? Sì. Domani starei meglio. Poi sentiremo anche altri pareri. Anzoldi è d'accordo. Anzi, è stata proprio una sua idea. Non ho voglia di sentire bugie, Edoardo. Dobbiamo avere coraggio. Tu devi avere coraggio. Per te. Per i bambini. Elisa, guarirai. Io farò venire i migliori specialisti del mondo. Lo sai che non servirebbe a niente. Ti voglio forte. Devi essere forte. Smetti di dire sciocchezze. Tu non te ne vai, chiaro? Resti qui, con me. Francesco, è tornato. Sì, 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 sta tranquilla, è a casa. Ti devo credere. Mamma, è tutto colpa mia. Sono io che ti ho fatto ammalare. Non è colpa tua, Francesco. Ti voglio tanto bene. Mamma. Mamma. Andata via. Che cosa faccio?
trasferisce qui armi e bagagli. Prima almeno di notte si stava tranquilli. Ma adesso... Per fortuna che oggi a pranzo c'è anche papà. Meglio non far tardi. Andiamo, va. Papà, possiamo alzarci? No, un momento. No, perché ho da dirvi una cosa. Beh, volevo dirvi che ho chiesto alla zia Laura di assumersi la responsabilità della casa. In questo periodo che... Insomma, finché la mamma non sarà tornata. La mamma quando torna? La mamma starà via per un po'. E perché non telefona? Quando tu sei via telefoni sempre. Sì. E la mamma non telefona perché non può. Perché nel posto dove sta non ci sono telefoni. E che posto è? Insomma, quello che volevo dirvi è che dovete ubbidire alla zia. Grazie. Soprattutto tu, Francesco. Ti prego di essere disciplinato, di fare il bravo. Tra non molto cominceranno le scuole, ma io fin d'ora ti do formalmente l'incarico di aiutare la zia Laura. Così come lei aiuterà me, fino a quando la mamma non sarà tornata. Vedrai che andremo d'accordo. Stai tranquillo. Ora potete andare a giocare. Hm? Non lo vedi tu? Sei cieco? Perché raccogli i fiori? Per la mamma. Ma allora torno oggi. Certo che torna, ma non oggi. Domani? Forse dopodomani. Ma allora i fiori si seccano. Uffa, se tra un po' non la pianti mi secco io, eh? Ma lo sai che oggi sei proprio antipatico? Io non ci sto più con te. Papà, papà! Che c'è? Francesco mi tratta male. Non si indicano le persone. Sì, ha detto che se non la pianto, lui si secca. Uffa! Adesso ci parlo io con Francesco. Vai con la zia. Vieni, vai. Tesoro. Francesco? Che cosa sei andata a dire a tuo fratello? Io? Niente, io ho detto soltanto che stavo raccogliendo i fiori per la mamma. I fiori? Non gli avrei mica detto che la mamma è morta, vero? No, non gli ho detto niente, te lo giuro, credimi. Ti ricordi quello che ti ho raccomandato, vero? Che lui non lo deve sapere perché è ancora troppo piccolo. Sì, papà, ti prego, credimi. Sì, 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 ti credo, ti credo. Adesso andiamo a casa. Vai. Francesco, sbrigati, la colazione si fredda! Sì, arrivo, Cora! Dov'è finita l'altra scarpa? Dov'è finita? Eccola lì. La camicetta, dov'è finita la camicetta? Vediamo qui la camicetta.
Tesoro. Tesoro, non fare così. Dina. Voglio la mamma, Dina. Ma non è piangendo che la farei tornare. La vita è così. Allora la vita è brutta. No. È che la vita... è che la vita è la vita. Ci sono i momenti belli. E ci sono anche quelli tristi. Bisogna sapere accettare tutto. Anche la zia Laura. La zia Laura? Cosa c'entra adesso la zia Laura? Lei ti vuol bene, Francesco. Fa la simpatica, ma io lo so che di me non le importa niente. Le importa solo di papà. Ma cosa dici? Non dire sciocchezze. Ma adesso dov'è? In giardino? Eh no, è andata a Firenze e torna solo questa sera. Bene, allora fino a stasera stiamo tranquilli. Che buon odore che hai, Nina. Sì, adesso però devo rassettare lo studio. E tu devi sgombrare. Su, via. Ciao, giovanotto. Volevo dirti. Buonasera, dottore. Buonasera. E la zia Laura? Non è ancora tornata. La signorina ha telefonato poco fa da Firenze e dice che sarà qui fra una mezz'oretta. Bene. Mino dov'è? Ah, eccolo lì. Ciao, piccolo. Che cosa stai facendo? Ah, stai pregando. Sì, sto pregando per la mamma che è in cielo con Gesù. E chi ti ha detto questa sciocchezza? Me l'ha detto Francesco. Voglio che Gesù fa risuscitare la mamma come ha fatto con Lazzaro. Sì. Ci pensiamo domani, eh? Cora? Sì, dottore. Adesso ce ne andiamo a dormire. Va bene? Lo porti a letto, lo passo a salutare dopo. Subito. Devo andare a letto anch'io? No. Tu vieni con me. Chiudi la porta. Perché l'hai fatto? Che cosa? Io non devo mai più fidarmi di te. Tu non hai il minimo senso di responsabilità. Ma lo sapeva. Ah, sì? Lo sapeva già che la mamma è morta. Ma davvero? E chi gliel'ha detto? Un uccellino? Non lo so, papà. Io non sono stato, te lo giuro. Non giurare, sei anche bugiardo. Abbi il coraggio e la dignità di riconoscere i tuoi torti. E di chiedere scusa. No, ti prego, papà, credimi. Mi piacerebbe tanto crederti, Francesco. Adesso vai a letto, lasciami solo che devo lavorare. Vai, Francesco, vai. Amore mio, sono qui, seduta alla tua scrivania, e ti penso. Penso a noi,
Penso al figlio che porto in grembo, che è il frutto bellissimo del nostro amore. Spero che sia un maschio. Lo chiameremo Francesco, come tuo padre. Ciao, Nina. Buonasera, signora. Il dottore è tornato? Sì, è nello studio. I bambini? Sono già a letto. Ecco fatto. Hai visto che ce la faccio da solo? Ma papà quando viene a leggerci la favola? Se io scendo giù e lo vado a chiamare, tu gliela dici la verità. Quale verità? Ciao, Edoardo. Oh. Sono appena tornata. Ti disturbo? No. Vieni. Come stai? Bene. Sto che... Scusami. Vado a vedere se la cena è pronta. Grazie. Oddio. Ma che hai fatto? Ti prego, Cor, non dire niente a papà. Ti prego. Erano anni che non te la facevi più a letto. Ma che t'ha preso? Francesco impiccia a letto. Smettila. Francesco impiccia a letto. La devi smettere, Mina, capito? Bambini, bambini, basta. Finite la via fuori. Su. Papà, te la Mina, fermati. E devo ancora vestirti. Mina, fermati. È andato a chiudersi nel bagno e comincia ad urlare. Vai via, non ti voglio più vedere. Non so che cosa pensare. Ma queste cose sono un segno inconsapevole di protesta. Protesta? E di che cosa? Protesta, insoddisfazione, bisogno di attirare l'attenzione. Ma... Tu a che t'hai smesso di bagnare il letto? Senti, non gli dire che me l'hai detto. Gli parlerò io quando torno. Ciao. Comunque, non ingigantire il problema. Francesco è già un ragazzo difficile. Lascia che faccia io da cuscinetto. D'accordo, grazie. Grazie. Carlo. Ciao. Ciao.
Come mai la riservate? Passavo. Bella. Che cos'è? Una Bugatti. Ah. E costa molto? Tre o quattro vigneti dei tuoi. Ah. Prova un po' a metterla a moto. Sì, esco a metterla a moto. Senti, Edoardo, sei venuto a parlare di automobili? No, non sono venuto a parlare di automobili. Ti ascolto. Ma che io con i bambini non ci so fare. Quando c'era Elisa era lei che si occupava di tutto, dell'educazione. Adesso... Adesso c'è Laura. No, ma che c'entra Laura? Laura non è la madre. Non è Elisa. E io come padre... Non sei allenato. Ecco, sì, diciamo che non sono allenato. E poi... Anche a noi ci ha cresciuto nostra madre, no? Papà lo vedevamo poco. Eh sì, poco. E quando lo vedevamo faceva anche paura. Era severo papà, eh? Insomma, io da quando è morta Elisa non ce la faccio a portare avanti l'azienda... con i contratti, i viaggi, la casa, la famiglia. E poi i bambini, soprattutto Francesco, ha bisogno di... Di te. Credo di sì. E ti stavi chiedendo se io ti potessi dare una mano in azienda? Ti chiedo troppo? Bisognerebbe chiederlo alle mie ragazze. Sai, perché anche loro hanno bisogno di cure, di attenzione. Vero, bambine? Via, ci danno anche al carburatore. Cosa ne dite? Posso dare una mano in azienda a mio fratello? Dai, Carlo. No. E sentite? Ha detto che va bene. Se ce l'ha ancora il carburatore. No, loro sono d'accordo. E tu? Mi inviti a cena? Senti, secondo me il problema Francesco è molto più semplice. È un bambino sensibile, ha bisogno d'affetto. Tutto qui. Io lo adoro, è mio figlio. Ma la sua età che cosa vuoi che faccia? Che me lo metta sulle ginocchia e gli faccia fare cavalluccio? Edoardo, tu hai perso tua moglie. Lui ha perso la mamma. Chiederti una cosa. Domani mattina io devo fare un giro nell'azienda, vigneti, cantine. Non è che ti andrebbe di venire con me? Sì, papà, mi vado a morire. Bene. Adesso dormi. Ci vediamo domani. Ciao. Sudamericana, cha cha cha.
Francesco, ma che ci fai lì? E come mai già in piedi a quest'ora? Papà mi ha svegliato presto. Devo andare a lavorare con lui. Bravo. È che ormai sei grande. E è giusto che anche tu cominci ad aiutare il babbo, no? Lo vuoi il caffè al latte? No, grazie. Papà mi sta aspettando in auto. Ero venuto solo a salutarti. E un bacetto non me lo dai? Che cosa ci vuoi far così la vita? Lo sai che il papà per isolarsi altri anni. Ciao. Ciao. Buona, eh? Se tutto va bene, quest'anno avremo una vendemmia eccezionale. Sto andando a Londra, Dante, a parlare di affari. Perché lo sai che gli inglesi sono pazzi nella Toscana. Sì, e per il nostro vino. Bravo. E io infatti sto andando proprio a tentare di convincerli che non c'è bisogno di venire qui per gustarsi. Loro se lo possono bere tranquillamente a casa loro e tutto l'anno. E se ci riesco, è un affare che ci può uscire dal giardino di casa. Ti avevo mai portato a vedere le cantine con me? No, papà, c'ero stato con la mamma. Ma ero piccolo. E ti piace? Sì, moltissimo. Bene. Perché quando sarai laureato voglio che tu venga a dirigere l'azienda con me. Sei il figlio maggiore, tocca a te. Quindi mi fa piacere che cominci fin d'ora ad interessarti a quello che facciamo. A capirci qualcosa. Sì, papà. Ricordi quando volevi che ti aiutassi per i compiti delle vacanze? Sì. Bene, adesso te ne assegno uno io di compito. Perché non provi a scrivere il diario di questa giornata? Quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo visto, le tue impressioni. Poi ce lo rileggiamo insieme e lo commentiamo. E se c'è qualche cosa che non hai capito, qualche domanda che ti viene in mente, tu me la fai e io cerco di spiegarti tutto. D'accordo? Sì, sono d'accordo. Anzi, d'accordissimo. Bene. Per esempio, c'è qualche cosa che mi vuoi domandare adesso? Sì. Ci sarà anche quest'anno il ballo della vendemmia. Certo. E noi ci andremo. La famiglia dovrà essere rappresentata, anche se la mamma non c'è più. Ma tu ci sarai? Forse no. Ma ci sarai tu, ormai sei un giovanotto. Condurrai alla festa la zia Laura e aprirai le danze insieme a lei, come facevamo io e la mamma tutti gli anni. No. La zia Laura no. Magari ci balla Mino con la zia Laura. Perché tu sei già impegnato con qualche altra dama? Forse. Ah. Beh, se le cose stanno così. E si può sapere di chi si tratta? Giusto. Sono cose tue. Francesco. Devi andare via? Sì, ho un appuntamento importante a Lucca, torno dopo cena. Ah, anche io devo dirti una cosa importante. Ah, dimmi. Che cosa mi vuoi dire, Francesco? Il nome della ragazza da portare al ballo della vendemmia. Ah, sì. Chi è la fortunata ragazza? Nina. Nina? La nostra Nina. Beh, ottima scelta. È che io... Sì, sì, ho capito. Tu la vuoi portare al ballo della vendemmia. No, io la voglio sposare.
Bene. Molto bene. Ottima scelta, dicevo, ma non ti sembra che siate un po' troppo giovani? E gliene hai parlato? A lei, dico. No. E beh, credo che bisognerà sentire anche lei, non ti sembra? E poi bisognerà parlare con Gustavo, e suo padre vorrà dire qualcosa, no? Senti, facciamo così, io adesso devo scappare perché ho proprio questo appuntamento. Tu intanto portala al ballo, e poi col tempo ne riparliamo, d'accordo? Perché come si dice, in questi casi la fretta è nemica del bene. Poi, faccende come questa, no? Eh? Sì. D'accordo? Ciao Francesco. Grazie papà. Ciao. Dottore, gliel'ho detta a papà che mi piace Nina e che la voglio sposare. Tu che ne dici, eh? La dai smettere di dargli zuccherina con questa bestia? Se ingrassa dell'altro, poi non si regge più sulle gambe. Ha ragione, Gustavo. Devo smetterla di viziarlo. Ciao, Peter Pan. Però sta molto meglio, eh? Ma un cavallo zoppo non sta mai bene. Te lo dico io che guarirà al più presto. Se tu lo dici te, che tu te ne intendi di cavalli, allora io mi chiedo. Francesco, Francesco, vieni a tavola che è pronto. Ciao, babbo. Ciao, Nina. Vieni subito, eh. Senti, Gustavo, io e te dobbiamo andare d'accordo. Bisogna andare d'accordo? Che vorrebbe dire d'accordo? D'accordo di che? Ne parleremo più in là. Perché in questi casi la fretta è nemica del bene. Ciao Gustavo. Francesco? Francesco? Eh? In che punto del cielo si trova la mamma? Lo vedi quel puntino? Quale? Quello che luccica più di tutti gli altri. La mamma è là? Sì, la mamma è là. Come si fa ad arrivare fin lassù? Si salta. In alto, molto in alto. Non ci credo. Non si può saltare così in alto. Ma sì che si può. Guarda. Francesco! 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 Senti, ma cosa ci vai a fare sul trampolino? Adesso ti faccio vedere. Spicco il volo e vado dalla mamma. No, no, non andarmi anche tu. Portami con te. Aspettami, aspettami! Aspettami! No, no, Mino, fermati! Fermo! Che se cadi poi danno la colpa a me. Non te ne vai allora. Ma no, stai tranquillo, non vado da nessuna parte. Scusa, come farei a vivere senza un rompiscatole come te? Sempre attaccata al sedere, eh?
Francesco, che cosa fai sveglio a quest'ora? Non riesco a dormire. Vieni. Non li avevo mai visti. Sei stato bravo, sono belli. Era bella lei, la mamma. Sì. La mamma era bella. Era bellissima. Ora vai a dormire, che è tardi. Sì, papà. Francesco? Sì, papà. Ti va di partire con me domani? E me lo chiedi? Domani sera si dorme a Firenze. Poi dopodomani andiamo a Londra, in aereo. Tu non hai mai volato, vero? No, papà. Buonanotte. Buonanotte, papà. Sono vestita da viaggio a Londra. Come sto, eh? Stai benissimo, tesoro. Ma che hai? Sei triste perché parto? Sì, un po'. Dai, stai tranquilla. Tanto tra una settimana ritorno. Ah, vado a salutare Peter Pan. No, aspetta. Dai, dai, un minuto. Francesco, no, Francesco, no, aspetta. Francesco, torna qui. Peter Pan. Peter Pan. Francesco. Dov'è? Dove l'avete messo? Stanotte era agitato. Ha cominciato a scalciare di qua e di là, non c'era verso di calmarlo. Ma si è fatto male? Si è fatto male, sì. E stamattina alle 4 ho chiamato il veterinario. Ma dov'è? Dove l'avete messo? Dov'è adesso? Non svegliare il tuo babbo. Ho chiesto alla Tuzia il permesso. Da batterlo. No. Sta calmo. E non c'era verso fare diversamente. No! Perché? Perché? Calmati, non c'era altro da fare. Non è vero! Schifosa maledetta! Stupido! L'ho fatto abbattere per pietà! Perché soffriva, perché aveva un'altra volta rotto il garretto! Soffriva, povera bestia! Ma a te non importava nulla che soffrisse, eh? Per te era soltanto un gioco! Ti odio! Ti odio, ti odio! Francesco! Fila in camera tua. Io sono pronto, ti aspetto in macchina. Fila in camera tua, ho detto. Ma come, non dovevo venire con te? Non credo proprio. In camera tua. Avanti.
Pino, che diavolo ci fai lì? Cora, si è addormentata e io sono scappato. Ma sei matto? Scendi subito, è pericoloso. Voglio andare dalla mamma. Voglio ballare con lei alla festa della vendemmia. E credi di andare dalla mamma così, saltando dal trampolino? L'hai detto tu. Ma io scherzavo. Non dicevo mica sul serio. Fermati, Mino! Smettila di saltare come uno scemo! Mino! Per favore, Mino, fermati! Guarda come sono bravo! Aspetta, dammi la mano, Mino! Smettila di ballare come un orso, Mino! Levati! Mino! Ha chiamato la signorina Laura. Dice che i bambini sono caduti nella piscina. Nessuno si è fatto male, ma hanno chiamato il dottor Ansoldi. Ha detto che sarebbe meglio se andasse subito a casa. Occupato. Edoardo, stai calmo. Se Laura ha detto che nessuno allora si è fatto male... ha detto che vuole che torni subito a casa? Beh, ma magari... Senti, lascia stare, facciamo prima andare a casa, sì, tranquillo. Papà! Ehi, tesoro. Oh, allora stai bene. Hai preso freddo? Ti sei bagnato? Francesco dov'è? Francesco è in salotto. Non si può muovere. Come non si può muovere? Ansoldi lo sta visitando. Che con questo il dolore passerà. Ciao Francesco. L'hai visto? Sono contento di essermi fatto male io e non Mino. Ma che dici tesoro? Che dici? Ti fa molto male? Ma perché l'avete sistemato qui e non in camera sua? Meglio non muoverlo per ora. Papà? Sì. Dici che guarirò in tempo per il ballo della vendemmia. La data non è stata fissata, vero? Ma certo che non è stata fissata. Tu guarirai presto e andremo al ballo insieme, d'accordo? Vorrei tanto rivedere i filmini della mamma, ma io non posso muovermi. Sì, ci penso io. Grazie. Ma si può sapere che cosa è successo? E poi che vuol dire che è meglio non muoverlo? Mino non so come è andato in piscina da solo. Eh? La piscina era vuota per manutenzione. Francesco l'ha trovato lì per caso. Il piccolo era salito sul trampolino, stava facendo non so che gioco, insomma saltava. E a un certo punto ha rischiato di cadere e Francesco, per proteggerlo, è caduto lui. Malamente. Che significa malamente? Temo ci sia una lesione alla colonna vertebrale. No, non posso essere sicuro finché non avrò visto le lastre. E la portiamo subito all'ospedale. Sta già arrivando qui l'attrezzatura mobile. Voglio farle qui senza muovere il bambino e voglio il parere di uno specialista. Chi è il migliore? Brunato. Oltretutto a Firenze ci mette poco a arrivare qui. Quali potrebbero essere le conseguenze? Potrebbe rimanere paralizzato per il resto della sua vita. Farti forza, Edoardo. Francesco non sospetta neppure la gravità della sua condizione. Non deve vederti in questo stato. Venite, venite. Dottore, dove la mettiamo? Appoggiatela qui. Bene. Dov'è la presa? La presa di corrente è là. Non so darmi pace. Ho sempre pensato che quel ragazzo fosse un irresponsabile, un piccolo egoista insensibile.
Invece forse ha distrutto la propria vita per salvare quella di Mino. Non l'ho mai capito, Carlo. Ma no, non dire così. Non puoi dire così. Ho sbagliato tutto. Sono stato imperdonabile. Ma tu lavoravi. Non devi sentirti in colpa. Non c'entri, è che... Forse i dottori ne vorranno un po'. Gliel'ho già portato. Tu l'hai preso? Sì, grazie. Mi sa che hai più bisogno di noi. Zia Laura. Sì. Sono stato molto cattivo, eh. È molto arrabbiata. No, Francesco, non è molto arrabbiata, è solo molto addolorata, perché tu stai male. Edoardo? Purtroppo la situazione è peggiore di quello che pensavo. Allora, professore? È una frattura molto grave. Si potrebbe forse tentare un intervento, ma il bambino praticamente è trasportabile. Anche se riuscisse ad arrivare in ospedale vivo, le probabilità di riuscita dell'intervento sarebbero scarsissime. In pratica nulla. Mi scusi, professore, non ho capito. Lei mi sta dicendo che mio figlio resterà paralizzato per tutta la vita? Io credo sia giusto che lei sappia come stanno esattamente le cose. La verità è che suo figlio non ha alcuna probabilità. Cosa? La sua condizione è senza speranza. Temo che non ne avrà ancora per molto. Mamma, sei venuta a prendermi, me l'avevi promesso. Francesco. Papà, fammi rivedere i filmini, la mamma. Sì, subito. Hai visto, mamma? Dicevi che era impossibile. Invece ci siamo riusciti. Tu a non diventare vecchia e a non crescere. Come nella favola di... Francesco. Papà. Sì. E ora che io e Mino ce ne andiamo a letto. Ma dov'è? Dobbiamo recitare le preghiere prima di andare a dormire. Ti prego, papà, chiamalo, per favore. Sì, subito. Ci vado io.
Francesco ti vuole vedere, Mino. Vuole recitare le preghiere con te. Allora è guarito. Papà, mi vuoi bene? E me lo chiedi, Francesco? No, non me l'hai mai detto. Non mi hai mai baciato, accarezzato, come facevi con Mino. Francesco, svegliati. Domani. Domani ti spiegherò. Francesco, non dormire ancora. Non ho ancora recitato le preghiere con te. Posso cominciare? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non mi ricordo le parole. Francesco, dimmelo tu come fa dopo. Francesco non mi ascolta più, si è addormentato. Vieni, Francesco, vieni da me. Vieni, così saremo sempre insieme. Come volevi tu.